Eccoci, bentrovati, buonasera, benvenuti a quest'altro appuntamento di Pupo Ambesi Live by Night, puntata dedicata al biathlon, a una delle grandi protagoniste italiane. Intanto, prima di farvela vedere e presentarvela, ma sapete già benissimo di chi si tratta, ovviamente do il saluto e il benvenuto a Massimiliano Ambesi. Ciao Massimiliano. Buona serata a tutti, ciao! E adesso ovviamente con noi siamo molto contenti di poter chiacchierare un po' con lei, con Lisa Vittozzi. Ciao Lisa. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, io intanto voglio fare una premessa, mi sembra doverosa, perché noi l'altra puntata, martedì, la volevamo veramente fortemente, quella dello snowboard, e ci hanno supportato Cesare Pisoni, Michela Mojoli e Roland Fischnaller, ma c'è sostenuto così tanto, ci è andato una mano che è esplosa la puntata. Abbiamo fatto credo quasi ormai 25.000 visualizzazioni, che è qualcosa di notevole. Sinceramente, un'altra vittoria dello snowboard e degli sport invernali in generale. Siamo molto contenti di questa cosa, perché comunque parlare di sport invernali quando siamo già a maggio e farlo con la soddisfazione di vedere che siete in tanti a seguirci è veramente bello. Io vi ricordo che siamo su più pagine di Facebook, ma anche su Twitter con il profilo di Massimiliano. Potete seguire anche o riseguire dopo queste e le altre puntate anche con il canale YouTube di Neve Italia, che potete anche utilizzare per seguirlo davanti a una Smart TV. Questo per darvi qualche piccola istruzione. Ovviamente sono ben accette le domande per Lisa. Vedo che siete già in tanti a scrivere. Chiaramente selezioneremo le domande più interessanti. E direi che per cominciare, come diceva Massimiliano nel lanciare questo appuntamento con Lisa, io prima di dare la parola chiedo soltanto e soprattutto come stai Lisa, come ti stai organizzando con gli allenamenti. Ma sto bene, dai, ho ricominciato pian piano ad allenarmi nel limite del possibile. Sono riuscita ad andare un po' in montagna a fare qualche esercizio di forza per mantenere un po'. E non vedo l'ora però che sia lunedì per iniziare ad andare un po' in giro con la bicicletta perché questo riposo forzato un po' mi ha fatto bene, però un po' non vedo l'ora anche di godermi la montagna. Eh beh, mi sembra giusto e sono in tanti che lo vogliono fare. Noi ovviamente parleremo anche di cose, ci sono diversi che vogliono tirare fuori i soliti argomenti, ma se faremo delle domande a Lisa lo faremo nel modo nostro, cioè soprattutto cercando di capire lei come ha analizzato la sua stagione. Però a proposito, Massimiliano diceva, è l'occasione, mi incuriosisce il fatto di poter far conoscere a Lisa e anche a chi ci segue alcuni numeri, alcuni dati che possono essere importanti, un po' seguendo quel fil rouge che dicevamo anche con gli amici dello snowboard, perché a volte sapere che ci sono certi traguardi, certe possibilità, o che tu hai fatto qualcosa che magari non è stato sottolineato ancora o non è stato abbastanza evidenziato, può dar la carica. Io già l'anno scorso, quando dissi a Lisa quello che aveva fatto nei campionati tedeschi estivi di Ruppolding, facendo veramente un grande passo in miglioramento su quella prova che era solo sugli skirol senza il poligono, lei sicuramente era stata molto incentivata. E noi stasera, come dire, le vogliamo anche e soprattutto dare la carica e poi sentire da lei ovviamente tante altre cose. Massimiliano, vedo che sei un po' distratto, eh? Sì, no, dicevo, una cosa è bella di tutto questo. Per settimane Lisa è stata richiesta a più riprese dal pubblico, quindi tutti volevano che ci fosse questa intervista con lei. Abbiamo aspettato più di un mese perché, insomma, volevamo metabolizzare bene tutto quello che è successo nell'ultima stagione per fare un ragionamento più completo e pensare ovviamente al futuro e a quello che verrà. E quindi oggi siamo felicissimi di avere Lisa con noi perché è un patrimonio dello sport italiano, è uno di quei patrimoni importanti. Atlete di questo livello non è che se ne vedono tante. Quindi, ciò premesso, io vorrei tornare con Lisa a metà novembre, quando in Norvegia partecipa a una gara test con tutte le migliori e vince con una facilità vista da fuori disarmante. Il termine che si utilizza nel mondo anglofono è effortless, che vuol dire senza alcuno sforzo, senza fatica.
chi in quel momento aveva dei dubbi sulla favorita per la Coppa del Mondo ha cambiato idea, da quel momento ha detto no, Lisa Vitozzi sarà la favorita, sarà difficile per le Alpi battere Lisa Vitozzi. Quello che io voglio capire da Lisa è come lei si sentiva in quel momento, dopo aver avuto un'estate straordinaria, come diceva Dario, in cui sugli Skirol, nelle varie gare evento, aveva dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tutte le altre, una marcia in più che c'era anche lì a Shoshone, giusto? Eravamo lì? Sì. Allora, in realtà sembrava che fossi molto in forma, però arrivavo da un periodo, cioè tutto il raduno della Norvegia, in cui ho patito abbastanza la... È come se mi fosse arrivata un'ammazzata da tutta l'estate e tutta la preparazione. Ho avuto un po' un momento di crisi, ero molto stanca, ho fatto fatica ad allenarmi bene come avrei voluto. E sono riuscita riposando e con, diciamo, preservandomi un po' a riuscire a fare quella gara lì che ho fatto bene, l'ho vinta, però non mi sentivo libera di sciare e in tutta energia, insomma, quindi quella lì poi è stata l'inizio del declino, perché da lì in poi non sono più riuscita avere delle buone sensazioni. E, purtroppo sì, me l'aspettavo, perché alla fine, analizzando tutto a mente fredda, sono riuscita a capire che forse ho esagerato troppo durante l'estate, e infatti si è visto anche le mie gare, che ho sempre vinto, ho sempre fatto buoni risultati, avevo sempre buoni tempi, mi ha fatto capire che forse ho spinto un po' troppo l'acceleratore. Però poi arriviamo ad Östersund e nella prima mista disputi una gara di alto profilo. In prima frazione, le prime frazioni delle miste sono frazioni vere, perché insomma ti trovi ad affrontare atleti di alto profilo. Noi in occasione del secondo poligono coniamo questa frase, no? Parte il Vitozzi bus e le porta tutti a scuola. Anche nell'ultimo giro riesce a tenere un ritmo notevole, perché sei inseguita da Laukkanen, Marieder, ok, che non recupera, e lì teoricamente dovevi aver avuto delle buone sensazioni. Magari non è stato così? Ma sì, diciamo che è stato un tutto un po' strano. Avevo delle buone sensazioni, anche se in staffetta spesso, anche se non ero in condizione, riuscivo a gestirla in maniera tattica. Magari è vero che se non fossi stata bene non sarei riuscita a stare dietro magari alla Laukkanen, però non posso dire che non mi sentivo bene, però non mi sentivo bene come magari la Lisa dello scorso anno. Non pretendevo di essere subito in forma, però non da arrivare settantesima nella sprint, ecco. Quindi è stato un po' una botta. Non dico la staffetta, ma la gara successiva, che ho fatto un disastro e mi è praticamente crollato il mondo addosso, ecco. Non capivo perché, e poi avendo passato un periodo un po' negativo in Norvegia, mi sono fatta dei pensieri che mi hanno portato a tante cose in testa, ecco. Ma ti può essere tornato alla mente il finale di stagione, o quello che magari finale di stagione precedente, o comunque qualcosa di negativo, dicevi, no? Può essere stato anche quello, oppure non capivi perché succedeva quella cosa? Perché No, nel senso, non sono arrivata in forze all'inizio della stagione, okay, perché secondo me ho sprecato troppa energia su tante cose che non dovevo, però il fatto che ho anche voluto sempre dimostrare il mio livello forse mi ha penalizzato. Certo. Allora, perché tutti ritenevano Lisa la favorita? Perché secondo me è stato un po' sottovalutato da tanti, magari dal pubblico, quello che lei ha fatto nella stagione precedente. Non è stato sottovalutato dagli addetti ai lavori. Cioè, se si analizza l'andamento della stagione passata di Lisa, si nota come lei, se togliamo le ultime tre gare, abbia ottenuto delle percentuali incredibili al poligono, spesso e volentieri facendo segnare dei tempi di permissimo piano sugli sci.
sprint di Uber o Ferruppolding, uno dietro l'altra, primi tre tempi, in due contesti di gara completamente differenti. Quindi, per tutti gli addetti ai lavori, analizzando proprio l'andamento della stagione passata, Lisa doveva essere la donna da battere, anche perché ci si aspettava da parte sua un passo avanti. Quindi, Lisa, tu come ti spieghi il fatto che questo passo avanti non ci sia stato? Fermo restando che ci potrà ancora essere, e tutto questo potrebbe darti ulteriori motivazioni. Me lo spiego nel senso che probabilmente non ero molto tranquilla, come in generale la mia tranquillità è venuta a mancare, non è il fatto che non ero competitiva, perché la testa fa tutto nello sport. Anche se sei fisicamente al top e la tua testa non funziona, la macchina non gira bene, è come se fosse guasta, no? Quindi io non ero al 100% la Lisa di sempre, e questo mi ha portato ad avere delle difficoltà durante la stagione. Quindi io non mi sto a fossilizzare sulla mia stagione che è andata male, perché so che posso dare molto di più di quello che ho dato, e l'ho dimostrato l'anno scorso. Capita agli atleti di avere degli intoppi, dei problemi, non sempre le cose sono sempre belle, ci sono anche momenti negativi, e questi momenti negativi incidono molto sulla prestazione. Quindi non so quello che è successo, so come lavorare per risolverlo, e ci sto lavorando, e basta, ricomincerò da zero e arriverò dove mi sono prefissata di arrivare. Ecco. I miei obiettivi ce li ho ben in testa, e quelli sono il mio unico traguardo. Ecco, io voglio cambiare le carte in tavola, perché secondo me, se ragioniamo diversamente, l'andamento dell'ultima stagione può dare grandissimo coraggio a Lisa. E mi spiego. Sicuramente le è mancato qualcosa sugli sci, questo credo per via della preparazione. Sono calate le percentuali al poligono, eppure lei riesce a essere ugualmente nelle prime 10 alla fine della stagione nella classifica generale. Per la terza stagione consecutiva è tra le migliori 10, sparando poco sopra l'80%. Lo scorso anno Lisa ha chiuso la stagione vicina all'88%, quest'anno perde 7,5 punti e rimane ugualmente tra le prime 10. Questo che cosa vuol dire? Che se in questa stagione Lisa, pur calando sugli sci per alcuni motivi, fosse riuscita a mantenere le stesse percentuali, e sarebbe stato ugualmente tra le prime 5. Da lì non si scappa. Quindi, analizzando i numeri, si può capire che probabilmente è stata una stagione un po' sottotono, ma con la possibilità di ricostruire qualcosa che sia ancora superiore a quello che è stato passato. Perché quest'anno Lisa spara a fine stagione 80,2, qualcosa del genere. Cioè, nonostante in carriera anche 86 complessivo, io parlo solo di gare individuali, le staffette lasciamo fuori che tanto sono un altro sport, 86% complessivo a 25 anni, avendo già vinto medaglie mondiali individuali, avendo vinto coppe di specialità, essendo salita sul podio della classifica generale, è qualcosa di notevole. Non è che nella storia ci siano così tanti precedenti. No, hai ragione, anche perché da questa stagione è un po' abbastanza negativa, anche perché sono stata molto delusa della mia percentuale di tiro, perché non ho mai sparato così male in vita mia, però c'è sempre una prima volta e si può ripartire da lì, diciamo. Io sono molto fiduciosa sul fatto di ricostruirmi, perché sono consapevole di aver fatto una stagione negativa che non rispecchia le mie capacità. Però dall'altro lato dico, ma se ho sparato così male e non sono andata così forte, ma ho avuto lo stesso, comunque arrivare decima in Coppa del Mondo non lo fanno tutti, penso che sia anche da guardare quell'aspetto, che se non è così positivo, però non è neanche così negativo. Quindi so che posso lavorare su tante cose, perché devo ancora migliorare, perché sono giovane, ho tantissimi anni ancora davanti, e so che posso
ancora dare molto di quello che ho dato. Quindi sono molto positiva io, non è che non sono una che si abbatte facilmente, quindi questa stagione sicuramente mi ha insegnato tanto dal punto di vista di tutti i campi proprio, quindi penso che sia una Lisa un po' più matura rispetto all'anno scorso e che questo possa, possa farmi comunque crescere e arrivare dove voglio arrivare. Io una cosa voglio dire, Lisa, ho sempre sottolineato anche quelle volte in cui, soprattutto l'inizio della precedente stagione, quel dicembre, che era lì che praticamente vedeva da vicinissimo il podio e non riusciva ad andare sopra e aveva la faccia da incazzata, estremamente incazzata, ma era bello anche quello. Quello che in effetti magari si è visto meno, perché lei probabilmente ha vissuto una situazione, come sta spiegando anche lei, diversa, quell'aspetto lì magari forse si è visto un po' meno, almeno io non l'ho così percepito, però io penso che, come sta dicendo lei, te lo chiedo, che quando mai dovessero arrivare dei risultati dalla prossima stagione, magari negativi all'inizio o non così soddisfacenti, io vorrei vedere piuttosto quegli occhi da tigre incazzata. Sì, sì, hai ragione. Quest'anno non ero incazzata, ma delusa. Quindi esatto. Vorrei anch'io non essere più delusa e più incazzata, perché sono sempre stata una atleta molto, ma anche nella vita un po' severa con me stessa, quindi pretendo il 200%. Non riesco tanto a accettare quando mi va male, perché ho sempre pensato di essere una macchina che non può sbagliare, invece mi sono resa conto col tempo che sono umana, posso sbagliare e quindi non è che può sempre andare come voglio. Questo l'ho imparato in questi due ultimi anni, perché il carattere è difficile da cambiare, però le esperienze ti fanno aprire gli occhi e soprattutto le batoste ti fanno aprire molto di più gli occhi. Quindi sono positiva alla fine. So che posso dare ancora di più di quello che ho dato, quindi lavorerò su questo, ci lavorerò tanto e mi riprenderò. No, io voglio dire che io non ho, cioè, al di là del al netto di tutte le situazioni che sono successe, non ho mai indietreggiato di un centimetro sull'opinione di quello che penso che sia il tuo potenziale, perché certe cose possono succedere, non sono sempre, diciamo, soprattutto colpa nostra, di chi le vive in prima persona. Poi chiaramente siamo noi a decidere certe situazioni, però io penso che giustamente l'età o comunque quanto uno fa un qualcosa, l'esperienza sicuramente ti aiuta. Però non voglio dire questa cosa per giustificare, lei l'ha chiamata stagione chiaramente non all'altezza delle sue aspettative, però ci sono stati anche dei momenti, delle sfighe, perché ci sono state anche delle sfighe al di là di tutto, legate anche alla carabina, legate anche quando magari uno non ha quella fiducia di base, può fare delle scelte che si accorge dopo che siano sbagliate nei momenti clou della gara, perché ci sono state alcune situazioni al poligono che non sono andate come sembravano o potessero andare, e soprattutto certi errori pesanti sono arrivati anche per queste situazioni. Ripeto, non è una giustificazione, e credo che la prima a non voler dare una giustificazione, Lisa, però effettivamente è così, ci sono state delle sfighe anche legate alla carabina. Sì, c'è stato anche questo, però... sai quando le cose tendono ad andare sempre male, ti arriva l'ennesima sfiga e dici che cavolo, sempre a me. c'è stato più di un episodio quest'anno che mi ha fatto pensare che proprio non era il mio anno. Se tornassi a Capodanno del 2019 dico, ma che cavolo c'era da festeggiare, perché è passato proprio un anno di cacca. E quindi dico, vabbè, ci rido su perché ormai è finito, meno male, cioè non è finito, però la stagione agonistica è finita e spero nella prossima che vada meglio, che possa dimostrare a me stessa che posso farcela.
ovviamente stiamo parlando di cose legate allo sport, perché in questa situazione, in questi tempi, in questi ultimi 2 mesi, no, io lo dico perché mi sembra giusto, chiaramente noi stiamo parlando di sport, quello che sta succedendo ancora purtroppo in Italia è un'emergenza assurda e io immagino che per un atleta non sia neanche facile avere adesso questo tipo di situazione con il fatto che comunque uno deve preoccuparsi di indossare la mascherina quando esce, quando la posso togliere, quando, cioè, chiaramente. Bisogna stare a sentire quelli che ci danno le istruzioni d'uso, il manuale d'uso che ce lo mettono in mano, noi dobbiamo seguire queste cose. Sicuramente Lisa, che fa parte anche di un corpo sportivo militare, ne avrà mille di queste indicazioni, però stiamo parlando di sport, quindi siccome alle vo tante volte che ho fatto la diretta mi è stato detto, ma come fate a fare? Noi lo facciamo per tenervi compagnia e anche per sentire i protagonisti dello sport, avere l'occasione di farlo in questa maniera, come dire, un'opportunità, perché altrimenti magari non succederebbe, ognuno avrebbe meno tempo. Ci tenevo a fare questa precisazione anche perché non venissero malinterpretate le parole di Lisa. E secondo me questa è anche una chiave importante in generale. Per quanto riguarda me e Massimiliano, noi saremo sempre pronti a evitare che una persona che comunque è quella che è, perché lei non ha, troppi filtri, Lisa, possa essere malinterpretata. Qualche intervento noi l'abbiamo fatto magari con la nostra verve, diciamo così, ma è un segnale che ribadiamo anche questa volta. Massimiliano, a te Sì, ancora la parola. no, no, poi è bello perché con lei si possono affrontare tanti discorsi perché ritengo che tra le varie atlete di tutto il mondo sia una di quelle più preparate su quello che succede nel biathlon, sui suoi numeri, sui suoi tempi, su dove possa migliorare. Allora la domanda che ti voglio fare è questa e riguarda la Lisa biatleta. Al termine della passata stagione, dove ritenevi di poter migliorare di più e come? Cioè, quale parte del tuo biathlon, a tuo modo di vedere, poteva avere una sorta di upgrade, di miglioramento, di crescita? Penso su entrambe le parti, nel senso sia al poligono che sugli sci. Cioè, dalla passata stagione è un, diciamo che non mi va di fare tanti paragoni perché non è una stagione che ritengo si possa prendere spunto, diciamo. Nel senso. Non so bene i motivi per cui è andata così, cioè li so, però non sono così lucidi. Non so se il mio tiro è, cioè quello che si è visto del mio tiro non è il mio tiro che faccio sempre, no? Perché ho avuto tantissime percentuali altissime negli scorsi anni, nelle scorse stagioni, e il tiro di quest'anno cioè, non sembra neanche che sia mio. Quindi sono tanti fattori che mi hanno portato a sparare così, e quindi non c'è niente di positivo in quello. Quindi riparto da proprio rifare la base del mio tiro e ritrovare le mie sensazioni che avevo 2 anni fa. E Non 2 anni so. fa su che cosa ti saresti concentrata? Ok, allora, ma ci sono tante cose da migliorare perché io ho un tiro. Sono partita con la mia attività agonistica nel biathlon sparando molto a reazione. Io appena vedevo il bersaglio, sparavo. Li prendevo, non so come, però li prendevo. Poi diversi allenatori mi hanno fatto capire tante cose, che bisognava cambiare il modo di tirare perché così non andavo da nessuna parte, giustamente. Ho lavorato molto su quello e negli anni ho costruito il tiro veloce e spensierato che ha un atleta che arriva in Coppa del Mondo, non ha nessuna preoccupazione, spara come una mitraglia, li prende perché comunque se hai un tiro solido li prendi, però quello non basta più perché quando poi diventi un atleta affermato, un atleta che ogni gara può andare a podio, ovviamente non fai più il tiro spensierato dei 17enni che arrivano in Coppa del Mondo, ma fai un tiro che è più ragionato, più pensato. Quindi io ho lavorato negli scorsi anni per migliorare soprattutto il tiro da individuale,
è quello sì, che ci vuole un po' più di controllo, perché io prima sparavo in qualsiasi situazione uguale, come si è visto negli anni. Non so se mi seguite, se riesco a No, no, ci spiegare sento bene. benissimo. Dico che i Siamo numeri in quello che. religioso silenzio. Com'è? Siamo in religioso silenzio. Ok. E ti dico che i numeri confermano tutto quello che stai dicendo, cioè quello che tu stai spiegando io lo potrei mettere in video e sarebbe esattamente la lettura giusta della situazione. Ah, perfetto. Beh, continuando dicendo che i numeri hanno mostrato che questo lavorare su questo tipo di tiro mi hanno portato a un miglioramento, però penso che non basti, diciamo, voglio migliorarmi e voglio migliorarmi in generale sul tiro in generale, quindi sul ritrovare comunque la mia scioltezza di tiro che avevo una volta. Comunque mantenendo un tiro diverso per potermi permettere in certe situazioni, che ne so, nell'individuale o nelle gare dove devi giocarti, insomma, non, dove magari ti stai giocando qualcosa, fare un tiro più ragionato, come dire. Ascolta, mi capita di parlare con allenatori di altri paesi che mi dicono di te, great sniper, quindi grandissima cecchina, anche sotto pressione, perché abbiamo visto 2 anni fa dei poligoni decisivi, spesso e volentieri, con lo zero rapido. Ma mi fanno notare un particolare che poi si evince anche dall'analisi dell'andamento delle tue gare. Tu sei una vera biatleta, nel senso che hai un ritmo più o meno costante dal primo all'ultimo giro. Quello che mi dicono questi tecnici è che nel momento in cui Lisa Vitozzi riuscirà ad aggiungere qualcosa al suo ultimo giro, a tirare giù quei 6-7 secondi nell'ultimo giro, diventerà una biatleta veramente difficile da battere per tutte. Effettivamente, analizzando l'andamento dell'ultima stagione e della penultima, si nota come nel totale della gara, l'ultimo giro di una sprint sia quello in cui tu concedi qualcosina in più alle altre, sia come piazzamento nel giro che come secondi persi rispetto al miglior tempo. Sì, è vero. Sì, in realtà sì, è tutto vero, nel senso ritrovo molto questo, soprattutto nella passata stagione, che ho lasciato molto negli ultimi giri. Però negli anni scorsi invece lasciavo tanto nel primo giro. E questa cosa ci ho lavorato molto su per evitare che nei primi giri mi addormentassi in pista, perché solitamente perdevo tantissimo il primo giro e non nell'ultimo perché mi compensavo, diciamo, non sprecavo troppe energie nel primo e poi ne avevo più nell'ultimo. L'obiettivo sarebbe di alzare un po' entrambi, no? Di essere nel primo e nell'ultimo un po' più, di concedere meno. Sì, effettivamente quest'anno il tuo giro migliore nelle sprint è stato sempre secondo, cioè di media è stato secondo. Invece lo scorso anno il primo, spesso e volentieri, è stato veramente incisivo. Ma Sì. diciamo che anche quest'anno il migliore è stato il primo, dai, hai ragione. Mentre lo scorso anno era secondo, è vero, perché sul secondo hai tenuto una media del settimo posto con un distacco tutto sommato minimo da chi faceva benissimo. Però si vede una grandissima competitività sulle prime 2 tornate, cioè anche nell'ottima stagione che si è conclusa col secondo posto nella generale, nel primo giro avevi un passo da primissima della classe e quel poco che potevi perdere lo guadagnavi con la velocità nel tiro, quindi il primo giro era assolutamente competitivo. Il secondo lo è stato abbastanza anche quest'anno, è stato il terzo a mancare. Ti dico, sulle sprint di quest'anno in media ti mancano 15 secondi rispetto a quelle dell'anno prima, di Sì. cui 7-8 persi nell'ultimo giro. Ecco, questo è quello che dicono i numeri. Sì. Sì, non ho avuto un grandissimo passo quest'anno, anzi. Però, sparando 80% o poco meno nelle sprint, tu comunque riesci a difenderti e a portare a casa
un piazzamento tra le prime 10 nella generale. E ribadisco, non lo dico per piaggeria, ma questo ha veramente dell'incredibile. Perché se analizziamo il tuo passato, è come se tu in questa stagione fossi stato un atleta completamente diversa, alla ricerca magari di nuove chiavi di lettura, magari non completamente trovate, ma che comunque ti hanno consentito, soprattutto da inizio gennaio in avanti, di mantenere un livello di competitività abbastanza alto. Per dirti, noi a un certo punto temevamo che fossi andato in overtraining, ecco, questa era la paura che avevamo più o meno dopo la tappa di Hochfilzen. Poi lo sai tu se effettivamente possa essere stato così. Devo dire che alle Grand Bornand succede una cosa strana. Nel primo giro della sprint si vede una grande Elisa Vittozzi che va veramente forte e fa segnare il settimo tempo, ti direi. Poi però nel secondo va in sofferenza. E allora questo di nuovo faceva pensare a quella teoria dell'overtraining. Poi non sappiamo se sia realmente così. In Francia ero molto in difficoltà. Questo devo dirlo, come in tante gare, però in Francia le condizioni della neve anche, devo dire che mi hanno messo abbastanza in difficoltà perché non stavo bene fisicamente e quelle condizioni lì doppiamente ti ammazzano. E quindi sì, magari il primo giro lo tieni, cerchi di andare a tutta e vedere se si smuove qualcosa, però non si è smosso niente perché sono scoppiata poi. Però ci devi provare almeno. Però da Obero fino avanti qualcosa cambia, perché a Obero sei competitiva nel primo giro, ti difendi bene nel secondo, nell'ultimo fai un po' più fatica, però si vede un bel passo avanti. Sì, devo dire che da Oberhof avevo delle discrete sensazioni, non bellissime, però rispetto a dicembre diciamo che c'è stato un miglioramento, infatti ero un po' positiva. Poi a RuPolding mi sentivo bene, abbastanza bene, se non sbaglio ho fatto bene la sprint, sì. E poi l'inseguimento mi è successa una roba col fucile, vabbè, e ero fuori dai giochi subito perché ho fatto un 4 a terra. Però le sensazioni miglioravano. Poi a Pokljuka anche c'è stato sempre Rupolding. In particolare hai un ottimo ultimo giro e allora da lì si capiva che stavi trovando condizioni. Infatti noi per Pokljuka avevamo delle aspettative che poi tu hai puntualmente rispettato, come con il 40 su 40 nelle due gare effettuate, che diventa 60 su 60 se prendiamo l'inseguimento dell'anno prima. Quindi nelle gare, non a squadre, tu ai prossimi mondiali arriverai con 60 bersagli colpiti consecutivamente a Pokljuka. Sì, perché erano i primi mondiali. Dai, speriamo. No, ma tienitelo a mente, perché quelli poi sono non solo i premondiali, ma tu i mondiali in casa, come Dorotea, esattamente in casa non li potrai avere. Però se vogliamo, però Pokljuka non è che sono poi tanto, come dire, distanti da casa, no? No, ma devo dire che io ho le mie piste preferite e quindi è come se fossi in casa, no? Tanto il mio pubblico viene sempre in qualsiasi gara, anche se lo faccio in Corea del Sud, quindi non c'è pericolo su quello. Quindi ho le mie piste preferite, i miei poligoni preferiti, posso fare comunque un mondiale in pseudo casa. E quindi speriamo che Pokljuka diventi la mia seconda casa, dai. Guarda, sai qual è la località in cui hai finora sparato con la percentuale più alta? Non la puoi indovinare, è difficile. No, lo so, aspetta. Vai. Contiolati. Kenmore. No. Sì. No. Due gare, quasi 97%. Però attenzione, io parlo solo di gare... le staffette non le considero, ma Pokljuka è la seconda località e a Pokljuka hai corso 8 gare. A Pokljuka spari 96,15 con 125 su 130, che vuol dire avere dei numeri bulgari, non sloveni ma bulgari. L'avresti detto? Dai, è un'ottima cosa in vista, dai, in vista dei mondiali. E invece sai qual è la località dove la percentuale è peggiore? Anterselva.
Hunter Selva, che è l'unica sotto l'80%. Sì, ma lo so. Questo lo sape- questo anche se non lo leggevo, te l'avrei saputo dire. Sì, ma come, non ho mai start- come, come te lo spieghi questo? Non ne ho idea. Cioè, ho sempre trovato difficoltà in quel poligono, non lo so perché. Se devo essere sincera, non lo so. Io invece voglio, non so, so che tutti quanti voi, poi anche tu dici, quando c'è tempo libero si guarda ovviamente qualche film, qualche serie TV. Tu non so se hai visto questo film, io te lo sottopongo. Secondo me tu sei un po' come la protagonista di Kill Bill. Non so se hai visto il film di Quentin Tarantino, Uma Thurman, che poi si No, mette non l'ho visto. la tuta gialla, vai a vedere, vedrai. La tuta gialla, lei esce praticamente da, diciamo, dopo questa stagione, immagino il Kill Bill dopo questa stagione, o comunque in quei momenti per te più difficili. Lei lì addirittura le fanno un mezzo agguato quando sta per sposarsi, la protagonista è quasi l'ammazzano, ma invece risorge. Risorge, si allena, va in Giappone a prendersi la mazza, la spada da samurai, la più resistente, e poi fa giustizia di tutti quanti. Si mette la tuta tipo Bruce Lee, quella gialla di un altro famoso film. Cioè, nel senso, tu, io credo che questa stagione ha vissuto in maniera ovviamente proporzionata quell'inizio del film di Uma Thurman in Kill Bill. Poi c'è stato uno, due, tre, sono andati avanti nella serie insomma, ne abbiamo visti altri, però ecco, in qualche modo io mi aspetto che, come hai già detto, ci sia la reazione. Ma la mia domanda è: tra le big, o tra le altre tue avversarie di stagione, ce n'è una che ti ha colpito particolarmente per dei progressi fatti che possono essere dovuti semplicemente a aver trovato quella tranquillità, perché come hai detto tu, la testa fa tutto. Abbiamo visto i mondiali pazzeschi di Roseland, ovviamente anche di Dorotea o Eckhoff. C'è qualcuna di queste che ti ha maggiormente colpito per qualcosa in più che ha aggiunto e che magari ti può dare ispirazione? Perché io non penso che tu sia una che guarda una e dice ok, devo fare così. No, tu fai quello che fai tu, però qualcuno ti può ispirare, secondo me, o mi sbaglio? Sì, cioè, sicuramente mi posso ispirare a qualcuno. Quella che mi ha colpito di più perché non è la classica tiratrice è la Eckhoff. Perché secondo me, cioè, delle altre te lo aspetti perché negli anni hanno dimostrato che comunque il passo sulle sci e il poligono lo sapevano gestire molto bene. Lei invece il passo sugli sci era sempre molto veloce, però faceva di quelle frittate al poligono che non erano indifferenti. E questo non le ha mai permesso di essere costante e di raggiungere comunque quello che ha raggiunto quest'anno. Quindi, da quel punto di vista, è quella che mi ha colpito di più perché non me la sarei aspettato. Ecco, se io l'anno scorso mi pare che ti avevo detto dei nomi di cui non c'era lei perché appunto non mi sarei aspettata quello che ha fatto. Sicuramente anche la Herman è migliorata molto sul tiro, anche se comunque non è sempre molto costante. E anche la Thunderbolt, anche se ha iniziato bene la stagione e poi non l'ha finita molto, molto bene. Queste sono quelle che mi hanno un po' colpito. Le altre, ovviamente hanno un altro livello, nel senso che sia come passo sugli sci sia che al poligono sono forti. Sì, Eckhoff ricorda tante norvegesi del passato, spesso e volentieri in difficoltà al poligono, ma poi capace improvvisamente in una stagione di crescere come percentuale di 4-5 punti e di vincere la Coppa del Mondo. E però la Coppa del Mondo alla fine non l'ha vinta. Mi sono curioso di vedere se lei potrà avere un'altra stagione con quei numeri. Perché, secondo me, voi in questa stagione, come donne, siete state molto sfortunate con le condizioni meteo. Spesso e volentieri avete gareggiato con vento, nevicate, condizioni di visibilità non ottimali. Sono calate di fatto le percentuali di quasi tutte. Eckhoff rappresenta un po' il contrario perché lei le percentuali le ha alzate. Io in prospettiva non sono sicuro che lei possa rimanere una biatleta così precisa.
Invece mi fa più paura Marte Roiseland, perché lei ha un percorso diverso rispetto a quello che puoi avere avuto tu, no? Un atleta molto forte anche da youth, da junior. Lei era una che prendeva i minuti da junior, ma stagione dopo stagione ha sempre aggiunto qualcosa. E io quest'anno in Marte Roiseland ho visto una velocità di rilascio colpi che non ha mai avuto in passato. E sono rimasto stupito, perché sinceramente miglioramenti così da parte sua nel giro di pochi anni non me li aspettavo. E lei è una che fa, secondo me, paura. Non so come la veda tu. Diciamo paura, nel senso... Cioè ci sono i fenomeni, però non penso che lei sia non penso che lei sia una cosa mostruosa. È migliorata molto al tiro, è molto veloce, sì, è molto veloce, perché ho fatto anche la staffetta Miss Hunter Selva con lei e insomma era molto veloce, me ne sono accorta. Ha migliorato tantissimo perché insomma ha vinto sette medaglie. Tutte le gare, ecco. Sì. E quindi è migliorata molto, però anche due anni fa era sempre lì, era sempre davanti. Quindi era per scontata, cioè diciamo me l'aspettavo che avesse questo miglioramento. Sì. Perché... Sì? No, sono d'accordo. Secondo te... È così facile riuscire a togliere 2-3 secondi in una stagione a poligono? Dipende che qualità hai. Se sei un tiratore è facile, se fai più difficoltà non è così facile, anche perché tirare giù i secondi e prenderli non è così semplice, perché uno può sparare più veloce di tutti, però non prenderli, devi essere sia veloce che preciso, quello è la difficoltà, perché alla fine tutti possono tirare giù 2 secondi, però se non sei preciso li tiri giù per niente, ecco. Quindi è quello un po' il difficile, devi trovare quel ritmo che ti permette sia di essere veloce che di prenderli, perché se fai la mitragliatrice rischi e sicuramente li sbagli, perché la tecnica di tiro non è così banale. Volevo chiedere invece, c'è qualcos'altro? No, per chiudere il discorso sulle biatlete, sì. Invece di quelle più giovani di te, quindi le ragazze del 96, hai già citato Thunderbolt, e del 97, da 98 in avanti non sono pronte, quindi quelle non le cito, qual è quella che vedi come più pericolosa? Simone, Bresaz, Davidova, Thunderbolt, scegli tu. Beh, Anna Huber è la tua età, non la scomodo. Sì, vabbè, Anna Huber, che sicuramente, vabbè, alla mia età però è forte. Anche Giulia Simone e la Davidova anche, ha molte qualità, penso che possa essere una delle biatlete del futuro. Anche Thunderbolt. Diciamo che queste qua sono quelle che ho potuto vedere di più nelle classifiche, insomma, nei primi posti, diciamo, nelle prime sicuramente 20. Le altre ci sono, però a sprazzi, quindi qualche piazzamento, però non so come sento di dire di più, cioè non lo so. Ce ne sono sicuramente tante, perché anche quest'anno tipo la Svezia ce n'era una, due anzi, la sorella di... poi c'era la Scottheim, non so come si... Ce ne sono diverse giovani, c'è anche la Zuk, la polacca, non so quanti anni abbia, però 97, ecco. Ce ne sono diverse che sono... Comunque anche la Zuc quest'anno è migliorata molto, perché era sempre tra le prime 15, sicuro. Quindi, chi lo sa. Però se le guardo, tipo la Zuc, che ha potenziale, non vedo quello che eri tu alla loro età, ecco. Cioè, tu all'età di Zuc
perdi la medaglia Hochfilzen per 2 decimi, qualcosa del genere. Grazie che me l'hai ricordato. Però, voglio dire, non è banale su quella pista lì, eh? Cioè arrivare a 2 decimi, e quello in quel momento era il tuo miglior risultato in carriera. Passano poche settimane, sali sul podio in un posto ostico come Conte Olacti, che tu gradisci, però è un posto veramente ostico quello lì, quindi Conte Olacti è un podio che vale come a Oberhof, e a Oberhof hai vinto 2 volte. Quindi io ho l'impressione che più il contesto di gara diventa difficile, più Lisa Vittozzi riesca a tirar fuori quel qualcosa in più. Sì. No, è vero, diciamo, mi piacciono le piste dure perché riesco, come dici tu, a tirare fuori tutte le mie caratteristiche, diciamo riesco a rendere di più in una pista più difficile. Ovviamente devi essere anche in condizione, perché non è che se ti trascini per la pista diventa un patimento. Però sempre Oberhof non era una delle mie preferite, però 2 anni fa mi sono messa in testa che avrei sfatato quel mito e l'ho sfatato. Idem con Östersund, che ho sempre fatto gare bruttissime, e 3 anni fa ho iniziato ad andare bene, ho preso un 4º posto e un 6º posto se non sbaglio, o 5º o 4º, non mi ricordo. E poi l'anno dopo comunque ho fatto la medaglia mondiale, quindi stavo rivalutando un po' i posti. L'unico che non ho ancora sfatato è Anterselva. Vabbè, c'è tempo, dai. C'è tempo, dai. No, volevo fare un paio di domande legate agli allenamenti, o comunque alla preparazione. Aggiorniamo solo, cioè dico solo questo perché non si sanno ancora le composizioni delle squadre, ovviamente per l'emergenza che c'è stata del coronavirus la federazione sta lavorando in tal senso, nelle prossime settimane poi arriveranno le comunicazioni ufficiali. Mi chiedo come prima cosa se c'è un qualcosa che magari a te personalmente potrebbe dare beneficio in termini di situazione, chiamiamola anche logistica o comunque di organizzazione, ma anche di qualcosa in più che credi ti possa essere d'aiuto seguendo un certo percorso, dicendo che negli ultimi 2 anni tu, anche per una ragione pratica, hai avuto qualche limitazione nel fare un certo tipo di allenamento per un'infiammazione. Voglio capire se c'è qualcosa che secondo te potrà essere aggiustato, aggiunto, modificato nell'allenamento. Sì, quello sicuramente. Penso che ognuno abbia delle caratteristiche diverse e quindi vorrei lavorare su questo. Anche negli anni con gli allenatori mi sono sempre confrontata nel migliorare alcune cose, magari se non sono reattiva, lavorare sulla reattività, e in questo senso qui. Quindi sicuramente adattare il certi tipi di lavori su di me, per migliorarmi in degli aspetti che mi mancano. Quindi questo sicuramente. E al momento non si sa niente, e quindi bisogna aspettare ancora per vedere. Però alla fine l'importante è il lavoro. Io lavorerò in qualsiasi condizione, perché alla fine voglio arrivare ad un unico obiettivo, e quindi lavorerò al 100% per raggiungere i miei obiettivi. E l'altra domanda, adesso Alessandro, credo che abbia messo Alessandro Genuzzo, che è quello che fa quei video incredibili in tempi di quarantena, ogni giorno uno sport diverso, quello di Lambiel di oggi non era. E allora c'era quella affermazione, diceva, c'è un nome che a legge non viene fatto, ma qual è il problema? Se il nome è Dorotea lo facciamo subito, ma il discorso mio è questo, Dorotea Wierer. Ho fatto un ragionamento, un pensiero, dico, adesso torna Chevalier, Anis Chevalier, che può diventare un punto di riferimento importante per la Francia, che ne ha già 2 giovani che aspettano anche magari il suo ritorno per potersi farsi trascinare, perché abbiamo visto che all'inizio della vostra Coppa del Mondo, quando eravate in lotta tu e Dorotea, Chevalier all'inizio sembrava poter essere un antagonista. Poi nei norvegesi ce ne sono 2, se non 3, che puntano alla Coppa del Mondo, perché l'ha detto Patrick Oberegger, il tuo ex allenatore, ha detto basta, dalla prossima stagione Roseland fa tutte le gare, Eckhoff ovviamente
ci deve riprovare, e poi la Svezia che almeno come ingombranza sono in due i nomi, perché c'è ovviamente Oberi, ma Nilsson, vediamo quello che creerà nella squadra svedese. Questo per dire che in tutte le squadre, queste più importanti, come anche per l'Italia, ci possono essere due personalità almeno importanti, e ovviamente si parla spesso nel biathlon che vince il singolo, però vince anche la squadra. Comunque, siccome ovviamente i social sono fatti purtroppo, per fortuna anche per questo, si alimentano certi discorsi, si dicono ma adesso magari si alleneranno a parte una, l'altra, Lisa farà di suo, Dorotea farà di suo. La domanda è semplice: credi comunque nella forza del fatto di confrontarsi già al proprio interno, alla propria squadra, con un atleta come Dorotea, o magari in qualche modo, può essere cambiato qualcosa da questo punto di vista? Oppure io credo che effettivamente il gruppo, se viene gestito bene, può essere una forza. Ma secondo me lavorare insieme è l'arma vincente, perché separare le cose sarebbe un male, perché anche i giovani che devono comunque fare il percorso che ho fatto io, comunque devono avere dei riferimenti, no? Se non c'hanno questi riferimenti, sì, c'è poco da... Alla fine io li ho fatti perché c'era Dorotea, c'era il mio punto di riferimento, comunque c'erano anche delle altre ragazze, però a livelli alti c'era lei. Io, se non avessi avuto un punto di riferimento, magari sarei arrivata lo stesso, però forse con più difficoltà, anche perché guardare uno cosa fa, potersi allenarsi insieme, potersi confrontare insieme, è un punto di forza sicuramente. Non penso che abbiano separato, però vedremo, e non so, penso di aver risposto. Sì, no, io ribadisco una cosa, poi lascio farti la prossima domanda, Massimiliano. È che io coglievo, come dire, una voce, sai, quelle di popolo, comunque così, il fatto di dire magari non sarà più semplice che si allenino insieme. Io non sono affatto convinto di questa cosa, e sicuramente i tecnici ragioneranno anche loro in linea col fatto di dire che comunque la forza è nel gruppo. Vai, Massimiliano. No, poi non è neanche facile, hanno caratteristiche differenti, no? Dorotea mi dà l'impressione di essere una che riesce a partire subito al top della condizione da fine novembre, invece Lisa nella sua carriera tra novembre e dicembre finora ha fatto un podio, mentre se vai a vedere a gennaio ne ha già 5, a marzo spesso e volentieri tra le prime 3, quindi probabilmente ha bisogno di un po' più di tempo per carburare, non so, e questo è quello che si evince analizzando l'andamento delle rispettive carriere. Sì, hai ragione. Cioè, per quanto riguarda insieme, per quanto... diverse, è questo che volevo dire, no? Non è semplice il compito degli allenatori. Io metto anche chi deve gestire l'una e l'altra, no? Non è che lo stesso sistema di preparazione sia vincente con tutte, ecco, questo concetto. No, sicuramente, ma si possono anche diversificare i programmi restando sempre comunque insieme, non è che... Però vedremo, non lo so. Tra l'altro, una cosa interessante che riguarda Lisa è legata al suo percorso sul podio. Lei a oggi ha ottenuto 12 podi, che non sono pochi, perché insomma parliamo di una ragazza di 25 anni. E la domanda è: ci sono atleti nella storia italiana che sono riusciti a ottenere 12 podi in età più giovane rispetto a Lisa? Tu, Dario, chi diresti? Ma così. Sono nel biathlon? Sì, nel biathlon, sì. Ma Italia? Sì, Italia. Vi dico che siete in 5. 5 atleti, uomini più donne, hanno ottenuto almeno 12 podi individuali nella carriera. Chi è stato il più precoce? O chi è stato il più precoce? No, però non ho capito. Nella carriera... Chi è arrivato a 12 più in fretta? Quindi in età più precoce. Non è facile, però ci arrivate tutti e due. Quanti, almeno quanti maschi, quanti femmine ci sono? 3 femmine e 2 maschi. Uno dei maschi è un tuo allenatore. Sì, ok.
Ando. Ando. E Passler. Passler. Esatto. Che però a 12 si è fermato. Ok. Natalie Santer. Bravo. Natalie Santer è la più giovane, poi ci sei tu, Lisa, mentre i maschietti sono arrivati a 12 da ultra trentenni. Perché tiro fuori questa statistica? Perché, insomma, è un'altra testimonianza del valore di Lisa, ma anche di Dorotea, insomma, sono riuscito ad arrivare a 12 podi a 25 anni. Non è facile per, in generale, atleti italiani e in particolare biatleti. Quindi vuol dire avere davvero qualcosa in più. E ogni tanto mi piace raccontarvi queste cose, perché insomma è giusto che a ciascun atleta venga dato atto del suo valore. Insomma, 12 podi sono tanti. Io ho fatto una scommessa tempo fa su Lisa. Sì. E non tiro fuori perché non è il caso, ma che sarebbe più o meno 12 per 6, una cosa del genere, ecco. Speriamo di vincere la scommessa, perché mi dispiace. Speriamo. Io invece voglio aprire un altro fronte, perché poi è vero che ok, la stagione come percentuale di tiro nelle gare personali non è stata eccelsa, non è stata quella che voleva, però bene o male non così tanta differenza l'hai evidenziata invece nelle staffette. Perché bene o male il tuo contributo nelle staffette lo dai, ovviamente qualche errore in più del solito c'è stato, questo è vero. E allora io non so se è questo il riferimento che veniva fatto. Dimmi. Posso intervenire? La voglio mettere in difficoltà, però facendolo bene. Allora, Lisa Vitozzi nella storia del biathlon è la migliore prima frazionista di sempre. Uomini o donne non fa differenza. Staffette femminili, staffette miste, dove la metti? Lei prima frazione è la migliore, se non è la migliore è seconda. Cioè, sono numeri impressionanti, non si sono mai visti con nessuno. Quello che ti voglio chiedere è questo: ma la differenza che c'è tra un primo giro di una staffetta mista e il primo giro di una partenza in linea qual è? Perché ti faccio questa domanda? Perché se io analizzo i tuoi dati scopro che la partenza in linea, e non capisco perché davvero, è il format di gara che ti mette più in difficoltà, e spesso e volentieri il primo poligono è quello che in qualche modo ti pregiudica le gare. Poi ho visto delle rimonte incredibili da parte tua dopo essere rimasta staccatissima, però quel primo poligono spesso e volentieri è quello che ti fa perdere posizioni e terreno. Sai come lo sono domandato anch'io? Non mi sono riuscita a dare una risposta. Sicuramente le partenze in linea è una cosa su cui devo lavorare, perché non sono mai riuscita a fare una massa decente, nel senso decente, ho fatto anche un podio, però due podi, ecco, però dovrebbe essere una gara che mi rispecchi, che mi rispecchia, però non sono mai riuscita a esprimermi bene. E questa è una domanda che mi sono sempre fatta, detto, ma perché non riesco mai dopo il primo poligono a piazzarmi bene? E questo è una cosa su cui devo lavorare. C'è differenza, cioè non so se c'è differenza in realtà tra una partenza in linea e una partenza di una staffetta. Sicuramente da un lato c'è il fatto che anche se sbagli ti salvi in qualche modo, e dall'altra parte no. Dall'altra parte se sbagli giri. Qualcuno dice, tipo, la metto la domanda, perché adesso non so se può, Giorgio Rigoni dice, il problema che ho visto, dice lui, quest'anno è stata la posizione a terra, ho visto che fai proprio fatica a trovare una posizione sicura nella serie, nella metterti a affrontare la prova a terra. Ma in realtà ho sempre avuto percentuali alte a terra nella mia carriera. Non è cioè quest'anno, come ho detto, non si può fare tanto paragone, cioè si può analizzare, cioè si può dire Lisa quest'anno hai sparato proprio male, però non si può dire ma la tua posizione, ma fai fatica, perché alla fine è vero ho sparato male, però c'è sempre
alcun motivo, se non sei sereno non riuscirai mai a prendere quei bersagli, certo. Perché è difficile, non sei concentrato, hai mille pensieri, non, magari non sei in top della condizione, la tua testa continua a girare, è come il criceto che gira la ruota, è sempre così, no, ma è la verità, perché ho provato quest'anno che il poligono, cioè sai quando ti sentivi, mi sentivo sempre dire, ma come fai a sparare se sei anche sotto pressione? Io sotto pressione non ho mai fatto una piega, però quest'anno mi sono ritrovata in difficoltà per una sensazione che provavo dentro di me, no? E quest'anno ho capito le tante domande che mi facevano su come fai a essere sempre così lucida, perché non avevo pensieri, non avevo pensieri. E quindi il fatto di averne avuti mi ha proprio condizionato il mio tiro, che non vuol dire non saper sparare, ma vuol dire essere in difficoltà nel fare quello che amo fare, diciamo. Ecco, okay. Ma ecco, ti senti più sicura in piedi o a terra? Cioè normalmente quando tu arrivi al poligono, dov'è che senti di avere quella marcia in più? In piedi. I numeri confermano. Sì. Ecco, allora. Anche se la maggior parte delle volte la sicurezza, la troppa sicurezza mi ha fatto commettere degli errori che magari non avrei commesso. Cioè, la troppa sicurezza a volte ti fa commettere degli errori in più, no? Quindi in certe situazioni ho avuto parecchi errori in piedi che a terra. Ti dico questa cosa sul tuo tiro. A 25 anni tu hai già completato 22 gare con lo zero, sono tante. Lo zero numero 22 è quello del podio di Pokljuka. E tu arrivi a 22-0 a, mi pare, 107 gare, qualcosa del genere. Nella storia del biathlon sono 4 le biatlete che dopo 107 gare avevano completato più prove con lo zero, te le dico. Una... No, te le dico io. Te le dico io. Vai. Allora. Se indovini la prima, mi inginocchio, perché la prima è da grande cultrice del biathlon, cioè proprio è difficilissima. Barbara Hertel. No. Ti do un indizio. La prima non è neanche... Allora, adesso sono più preciso. Allora, la gara era la 108. La prima ha fatto 107 gare, non è neanche arrivata a fare 108. Guarda, la prima è impossibile, ti giuro. Non la conosco neanche. No, secondo me non la conosci, perché con tutto il rispetto sugli sci non era proprio fulmine di guerra. Però era una che non sbagliava mai. Una bielorussa, classe 76, di nome Ma pensavo in Italia io. No, nel mondo. Nel mondo. Ah, ok, allora mi arrendo. Questa qui non la posso prendere. Irina Tananaiko. Questa era una vera sniper, questo sbagliava mai. Ma quante volte l'ho commentata io, ma non me ne accorgevo quasi mai, praticamente. La seconda è un nome di un certo peso, ed è una che ricorda molto da vicino Lisa nel tiro in piedi. Una che con il tiro in piedi mise in difficoltà Lena Neuner, cioè non proprio l'ultima arrivata. Ed è una svedese. Ok, la... Lei. Forsberg. No. Ekholm. Elena. Ok, esatto. Okay. La terza è un atleta che è stata precoce come Lisa, non ha mai vinto, ha conquistato tanti podi, anche alle Olimpiadi ha fatto bene, poi un bel giorno ha detto, basta, non ho più voglia, la mia testa è concentrata su altro, vi saluto, me ne vado. Francese. Doren. No, scherzavo. Brunet. E la quarta la conosci bene perché è stata una tua rivale, ricordo delle battaglie in tempi recenti ad Anterselva, ed è Laura Dallmayr. Ecco, queste quattro atlete sono le uniche che dopo 108 gare sono riuscite a ottenere più zero di te. Dallmayr 23, Brunet 26, e col 28, Tananaiko 32, poi ci sei tu a 22. Non è una roba banale, ecco, cioè perché se Lisa Vittozzi riuscirà a tenere questa marcia nel resto della sua carriera, è destinata a diventare la numero uno, anche perché tra gli atleti in attività
ce n'è solo una che ha una percentuale di zero sulle gare disputate migliore, ma è una che Coppa del Mondo non gareggerà secondo me quasi più, ed è una svedese che si chiama Nilsson. Con l'arrivo dell'altra Nilsson, di Stina, secondo me diventa molto difficile che questa possa trovare spazio. Si chiama Emma Nilsson, lei. Ah, che sì, la conosco. Ecco, perché vi do questi numeri? Perché sono numeri di peso che vanno rimarcati. E considerando che Lisa in questa stagione di zero ne ha trovati solo due, cioè vuol dire che aveva una media impressionante ancora da più giovane. A ritrovare quella media in automatico vuol dire vincere. Ecco, da lì non si scappa. Speriamo. No, volevo tornare... A voi vuoi aggiungere qualcosa, Lisa? No, però mi piace, no. Mi piace raccontare queste cose, anche perché si capisce la grandezza dell'atleta, no? Magari questa stagione non è stata quella passata, sono arrivate le vittorie, meno podi, due podi sono arrivati, e qualcuno si dimentica di quello che può aver fatto Lisa negli anni precedenti. Cioè, Lisa ha già fatto tantissimo. Guarda che Alvaro Recoba rischia la querela, Ma lei fa benissimo e potrà fare 10 volte tanto, e questo è quello che mi piace. Ambesi non ha visto, ma Alessandro ha messo Wikimax, se fa riferimento a Wikipedia, Ambesi si arrabbia. No, a parte gli scherzi, perché dice quando gli fanno magari qualche, lo coinvolgono in qualche corso così, tipo per giornalisti o chi vuole aspirare a fare giornalisti, lui se gli cita Wikipedia, diciamo che si altera leggermente, però chiusa, aperta e chiusa parentesi. Non so se è questo il domandone che vedo da pomeriggio diversi. Domandone ci sta, dai. C'è il domandone. Perché poi io è da mo che se è quello che io su tante volte ho picchiato, diciamo, è fatto dalla prima frazione. Ma io non so se adesso hai fatto qualche altra chiacchierata, non ho ascoltato tutto, ma insomma, giustamente Ambesi dice tu sei la migliore prima frazionista di sempre. Però adesso io penso che al di là di tutto il discorso ragionevole sia questo, e credo che anche i tecnici magari forse possono ragionare in questo senso. Magari si poteva sperimentare una formazione diversa con te non in quella posizione per vedere, non è stato fatto peraltro non era comunque facile fare un risultato da podio quest'anno per tanti motivi, però ti chiedo, vai. No, va, chiedi, poi aggiungo una cosa alla domanda. Okay. Vai. No, ti chiedo, tu sei aperta al fatto di gareggiare in un'altra posizione nelle staffette? E aggiungo, scusate, anche perché Lisa è una che nelle gare in seguimento fa la differenza. I risultati parlano chiaramente, probabilmente alza anche il suo livello nelle gare in seguimento. E faccio un altro, solo, non è per criticare i tecnici, no. Noi magari durante la stagione facciamo il nostro mestiere e dico sempre rispetto dei ruoli. La stagione è finita, qui stiamo per chiacchierare in, come dire, tranquillamente, quindi non è assolutamente con quel, come dire, retrogusto che io faccio la domanda. No, la domanda penso che la fanno in tantissimi, cioè me la sento sempre chiedere. Ma diciamo, non sono io che scelgo, certo. Questo lo voglio chiarire, quindi io faccio quello che loro mi dicono di fare. Sono contenta di fare la prima sfarzione, ma sarei contenta di fare la seconda, la terza e la quarta, non mi sono mai imposta su questo. Ovviamente gli allenatori fanno le loro analisi analizzando la condizione delle singole atlete. Penso che la scelta di mettere me come prima frazione sia anche data dal fatto che anche se la gente pensa che la prima frazione è una frazione dove è la più facile, non è per niente vero, perché è vero che ci sono i primi giri non sempre che sono più lenti rispetto alle altre frazioni, però puoi prendere delle batoste che non recupererai mai, perché alla fine puoi arrivare a dare il cambio con più di 30 secondi e non dico che la frazione è già, non dico che la gara è già andata, però se non hai dietro ricambi come la Norvegia, magari non ce la fai a recuperare. Queste sono comunque analisi che fanno gli allenatori. Io ho sempre fatto la prima frazione, sono cresciuta a fare quella, però ovviamente anch'io vorrei cambiare. Io ho sempre fatto quello che loro hanno deciso di fare, quindi non mi sento di
giudicare le loro scelte, però sono consapevole che si può sperimentare, si può cambiare, perché anche mettendomi in prima frazione non abbiamo portato a casa tante medaglie negli ultimi anni, quindi qualcosa si potrà sicuramente cambiare. E ti dico che nella stagione 2018-2019, in una mista, ti direi, tu sei stata l'ultima frazionista e hai fatto segnare il miglior tempo. Era una mista al contrario, no? Partivano gli uomini e poi le donne. Tu sei stata l'ultima a partire e hai fatto segnare il miglior tempo di frazione. Ma non è che le altre andavano a spasso, eh? Quindi era no, una frazione. Ma sai cosa? Infatti sento sempre dire, ma le prime frazioni sono le più facili, ma qui e ma lì. Allora cosa ho fatto? Tutte le frazioni sono andate a vedere la velocità della frazione. La frazione numero uno era quasi sempre la più veloce. Almeno io segnavo più o meno gli stessi tempi di quelle della seconda frazione. Allora, così ho sfatato anche questa cosa che la gente dica: no, ma la prima frazione, ma perché non fai? Ma perché? Basta. La prima frazione non è così facile come sembra, perché magari l'ho sempre fatta bene, allora sembra facile. O metti magari le più forti nella prima frazione e sembra che dominano, perché comunque è vero, è facile dominare in una prima frazione perché ci sono le frazioni, in teoria ci sono le frazioniste un po' più deboli, perché ovviamente le squadre che hanno tante scelte vengono messe indietro, perché tanto anche se una fa un giro di penalità, poi dietro tanto recuperano, no? Però noi non abbiamo tante Sì, certo. frazioniste come può essere una Francia, come può essere una Norvegia, una Svezia. Quindi dobbiamo fare un po' delle scelte strategiche. Però non abbiamo cambiato tanto, onestamente. Questi sono i dati. Insomma, si vede, lo possono vedere tutti, ecco, quello. La gente dice questo, dice che è corretto mettere Lisa in seconda o in terza. Che so, Dorotea seconda, Lisa terza o viceversa, perché lì possono dare ancora di più, trovandosi magari a recuperare, potendo chiudere un buco rispetto a quelle che hanno guadagnato. Cioè, nell'immaginario della gente c'è questo. Forse Sì, considerando le caratteristiche non è così sbagliato. ovviamente o io o Dorotea non possiamo essere prima e seconda o terza e quarta, No. questo è escluso, Certo. perché è cioè, Però il non mondiale è compare. successo, Infatti non è finita bene. Decidessi io sempre seconda e terza, non è neanche in discussione. Cioè, provo a vincere la staffetta o andare sul podio seconda e terza. Mi difendo nella prima perché so che voi recuperate e spero che guadagnate in vista dell'ultima. Cioè, la strategia che mi sogno io è questa. Poi è chiaro che ognuno ragiona a modo suo. Ma le strategie sì, possono essere tante, diverse. Ovviamente ogni gara è sempre differente. Magari dici, vabbè, provo e metto una in seconda e l'altra in quarta, e magari va benissimo. Mi ricordo un anno a Okfilsen che abbiamo vinto la staffetta, però era una gara che è stata perfettamente svolta dalla prima frazionista alla quarta frazionista, facendo quante Quasi, ricariche. quasi. Vabbè, quasi, dai, quasi, quasi. Però dico, non ci possiamo permettere tante No, ricariche, dobbiamo vero, vero. essere perfette. Quindi, dal momento che fai uno schieramento, dalla prima all'ultima devi fare la gara perfetta. Perché al momento è così, i dati lo dimostrano. O siamo perfette, o cioè non ci possiamo concedere niente. Volevo chiedere un'altra cosa, sempre facendo la premessa di prima, assolutamente siamo in clima di totale serenità per quanto mi riguarda, ma è così, anche perché ci sono cose più serie che purtroppo ci impegnano la testa e in questi momenti voglio cercare di non pensarci. Però io mi ricordo che la sera prima, tra l'altro, perché io poi con Lisa, come anche con Dorotea, durante la stagione, a meno che non dobbiamo fare un'intervista, praticamente non ci sentiamo, no? E quindi io non gli ho chiesto questa cosa che è una curiosità che mi è rimasta. Famosa, se non sbaglio, era Pokljuka la staffetta mista, dove è successo quello che è successo con, Thomas all'inizio. Quello lo lascio lì, abbiamo già, come dire, lasciamo perdere, nel senso,
tutto quello che doveva essere detto l'abbiamo detto, però io la sera prima metto su Instagram Team Livigno e avevo addirittura scritto una cazzata, perché ho scritto è la prima volta che li vediamo insieme, e invece non era così, perché oltretutto poi dopo, esatto, ad andando a Camor mi vedo che fanno anche un buon risultato, allora dico sono curioso di vedere questo Team Livigno. E ma cavolo, come eravamo gasatissimi. Poi ti voglio chiedere, perché poi cioè la verità è che credo che anche te eri contenta di fare quel tipo di frazione, visto che non è che è capitato spesso di vedere prima l'uomo e poi la donna partire, giusto? Sì, era una situazione particolare. Io ero super contenta perché alla fine cambiare un po' faceva anche bene, no? Volevamo provare questa staffetta in due, noi due, che abbiamo fatto un ottimo risultato a Kenmore, mi ricordo, perché eravamo super felici del nostro quinto posto. Avevamo rischiato anche di fare il podio, mi ricordo. Però, cavolo, io ero lì a aspettarlo e non lo vedevo più arrivare. E ho detto, ma come mai starà sparando sulla 24? Non mi ricordo dove stava sparando. E ci ha messo tipo 3 minuti. E poi ho scoperto che aveva sparato senza il pezzo dietro, perché gli si era spezzato il fucile. Ho detto, cavolo, sei il mio eroe, perché ha fatto pure 0. Però l'ho scoperto dopo. Io comunque sì, ho fatto la gara piano, perché ormai eravamo quasi doppiati. Quello che volevo dire è che ti è rimasto quel, come dire, quando non puoi soddisfare una tua curiosità di vedere come tu, soprattutto andando a tutta o facendo una gara comunque dove davi tutto, cosa poteva succedere, perché poi magari poteva essere, non lo so, non chiedo a te questa cosa, dico io, poteva essere un riferimento anche per gli allenatori, non ho idea, magari si poteva cambiare, anche se cambiare in una staffetta durante il mondiale la composizione della squadra non è facile, ma comunque ti è rimasto questa cosa non soddisfatta, credo, no? No, ma nel mondiale dici? No, a Pokljuka, che il fatto che non hai potuto fare quel tipo di gara a tutta perché appunto Thomas ha cambiato troppo tardi e non hai avuto la possibilità di soddisfare, credo, quella che era anche la nostra curiosità, ma soprattutto la tua. Sì, purtroppo è nata così, abbiamo avuto un po' di sfortuna. Capita, purtroppo è capitato a noi, però magari ci sarà occasione in futuro. E invece la mista dei prossimi mondiali con le frazioni al contrario, come la vedi? Cioè, vi avvantaggia secondo le tue sensazioni oppure non cambierà niente? Perché questa è una cosa certa? Sì, io no. Sì. Quando Pokljuka partono gli uomini e chiudono le donne? No. Ah, è già risposto allora. Sesso, scherzi a parte? No. 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 Se non cambiano idee è così, effettivamente se non cambiano idee è così. Che notizia. Non lo sapevo. Ma no, non penso che ci... Penso che ci vada bene anche. Perché no? Io penso che sia meglio. Sì, infatti. Cioè, penso di sì, penso che ci sia per i maschi magari c'è un po' più di tranquillità, ecco. Magari per noi diventa più difficile. Magari va peggio, non lo so. Bisognerà lavorarci. Perché devono fare 7,5 anche loro, giusto? Esatto. Anche le donne 7,5 km. Aumenta chilometri. Quindi è una sprint, dai. Sì, vabbè, ok. Il giorno prima della sprint, perché poi mi pare che attaccate voi. Adesso non so. Perfetto. Quindi, ovvio. Diamo una bella notizia. Bellissima. No, attaccano gli uomini. Attaccano gli vabbè. Uomini. No? Cioè, il 10 c'è la vista, giorno di riposo, sprint maschile e poi sprint femminile. Quindi c'è tempo di ritirare. Buon calendario, dai. Almeno una gioia. Dai. Però adesso seriamente, chi analizza le cose da fuori vede l'Italia in quel contesto forse ancora più forte, perché adesso non è che siano tante le nazioni che possano schierare Vitozzi e Weber. Sì, ok, la Norvegia, Roiseland e Ekhoff, già la Francia, Simone Bresasso, meno di voi, non è neanche in discussione, la Germania due come voi non ce le ha,
La Svezia, boh, se Nilsson diventa una biatleta, sì, ne ha due, ma comunque Anna Overy è una delle altre, non vale comunque la coppia Vittozzi di vivere, cioè, gli altri hanno paura, ecco, questo ma poi, tengo a dire. E voglio aggiungere questo, e poi ti faccio rispondere, Elisa. Io ho commentato diversi sport invernali, diversi sport, anche Massimiliano, ma nel raccontare da prima voce, quello che io mi rendo conto è che quando c'è una gara che ha un crescendo quasi, come dire, implicito, cioè il fatto che magari, ok, Lucas e Dominic possono soffrire qualcosa, perdere qualcosa nelle prime due frazioni, ma essendoci voi due, il racconto di quella gara e l'aspettativa, come uno la guarda, ripeto, come andare in un concerto, no? La musica inizia tranquilla, come dire, speri che non succeda niente di grave, e poi la cosa può andare in crescendo. C'ha quel gusto un po' come Tomba quando faceva la prima manche, che ancora dormiva, e poi nella seconda era sveglio come pochi e faceva le rimonte. Era quello anche il suo segreto, il fatto che quasi tutti ci aspettavamo, e ce lo ricordiamo in tanti, che la prima manche la guardavamo perché dovevamo guardarla, ma era la seconda che non potevi perdere, perché tanto qualcosa di grande lo faceva, no? Sì, no, su quello hai anche ragione, anche se i finali di Dominic non si dimenticano, perché è sempre... Questo è vero. È sempre emozionante, almeno quando le guardo mi mette ansia, poi non so come la pensate voi. Beh, però... No, più. Un po' sì, sì, sì. Devo dire che non mi dispiacerebbe finire io o comunque dalla terza alla quarta frazione, perché comunque è un'emozione diversa. Io non sono mai riuscita a vivermi il finale della gara magari portando la mia squadra a vincere. Non sono mai riuscita a provare quell'emozione, vorrei provarla. Per esempio, tu forse sei piccolo, eri piccolo e non te lo ricordi, ma io mi ricordo che, e Zorzi l'abbiamo fatto ben incazzare in quelle occasioni, perché in telecronaca, sai quante volte a un certo punto abbiamo detto prima delle Olimpiadi del 2006, poi dopo lui ha fatto così, giustamente, perché ha avuto ragione lui, ma quell'Olimpiade ci ha messo il punto esclamativo Pietro, poi bravi tutti perché Giorgio è rimasto attaccato. C'era la famosa brutta giornata di Giorgio quando l'ha vista, era gasatissimo di Centa, ovviamente Balbusa, gran lavoro anche lui, però Pietro, sai quante volte abbiamo detto ma perché non mettiamolo in ultima frazione, o comunque si pensava a sbaragliare un po' lo schema, no? Era un po' il discorso che fai tu, anche per la soddisfazione, perché poi è il tema dei norvegesi, no? Chi porta la bandiera al traguardo, perché loro sono abituati a portare solitamente la bandiera al traguardo perché arrivano con distacco, e fa la foto. C'è poco da fare. No, ma a parte la foto, penso sia un'emozione più che quando ti consegnano la medaglia al collo, cioè è una cosa, penso, completamente diversa. Lo vedevo spesso fare agli altri, perché io non l'ho mai fatto. Non mi sono mai potuta permettere il lusso di arrivare con una bandiera con tanto di distacco, quindi al momento non l'ho ancora provato. È vero, però nessuno me l'ha passata. Ecco, e c'è chi è colpevole di questo. È vero, a Oberhof sì, però ero talmente morta che non so neanche se sarei riuscita a tenerla in mano e sventolarla. No, a parte gli scherzi, però questa storia della staffetta la penso in positivo, dai. Alla fine... Magari mi potrà capitare, non lo so, vedremo. Ma sai, teoricamente, e poi lascio la parola a Dario, se rispetteranno i programmi, le Olimpiadi di Pechino saranno con le donne che partono e gli uomini che chiudono. E poi 2026 a casa nostra dovrebbero partire gli uomini e chiudere le donne. E ti dirò, tu ci sarai sicuro, perché non possiamo immaginare le Olimpiadi di casa senza Lisa Vittozzi, e probabilmente sarai la capitana di una squadra con tanti giovani agguerriti, perché nelle categorie giovanili si vedono dei segnali molto positivi, ecco, qualche ragazzo già debuttato in Coppa del Mondo difendendosi, ci sono delle giovani molto promettenti, e insomma alla fine il faro della squadra sarà Lisa Vittozzi, cioè non si discute. Vedremo, chi lo sa. No dai, spero anch'io di arrivarci, ovviamente, in forze, non trascinandomi, ecco. Ma no, ecco. Sai che per le biatlete
l'età della maturità è quella, eh. Sono pochi, no, sì. Sono pochi, vero. 25 anni, eh. Ti dico, se vai a analizzare come sono distribuite le vittorie nel biathlon femminile, adesso cito non con precisione ma non di allontani, il 20% delle vittorie sono state conquistate da atlete fino ai 25 anni, poi tutte le altre a salire dai 30 in avanti sono tante le atlete che hanno raccolto successi. Forsberg praticamente il grosso delle vittorie l'ha conquistato tutto da over 30, e non solo lei, anche Diesel ha vinto tanto oltre 30 anni, McRaenen è stata tua avversaria fino a poco tempo fa. Quindi insomma tu arriveresti a quelle Olimpiadi con l'età perfetta per dominare. Nella mia idea, eh? No, no, anche nella mia idea penso. Però non si sa mai. Non si sa mai. Vediamo di arrivarci bene. Ci terrei a partecipare. Ci sono alcune domande che ovviamente anche vogliono farti, chi ci sta seguendo, sono in tantissimi, devo dire... Ma non avevo dubbi, cioè possiamo già dirti che così attenzione non abbiamo mai avuto. Nella diretta di sicuro c'è un seguito senza precedenti e, come dire, non mi suona strano. Quello che ti voglio chiedere è Super Sprint. Questa cosa del calendario, che la buttano dentro così senza farla provare in Coppa del Mondo, ma che roba è? E poi l'ultima tappa. Ma l'hai mai vista la Super Sprint? Ti faccio questa domanda. No, ma non ne ho mai... non ne ho mai parlato bene. Ma l'hai vista? La domanda è, l'hai vista? No, no, non l'ho mai vista. Se la vedi ne parli peggio. Io ne ho vista una incredibile, non... a Minsk, campionati europei, vabbè, c'erano delle condizioni proponibili, ma è una roba che non si capisce che senso abbia. Ma io non capisco questa voglia di stravolgere il biathlon quando il biathlon comunque va lo stesso, perché... Non è che nessuno lo guarda, non è che è uno sport noioso. Quindi perché fare queste invenzioni che secondo me non hanno senso, quando la gente si diverte anche a guardare le gare che ci sono? È un conto se non fossero gare avvincenti che ti collano la TV. Ma cioè, cos'è che non guardi volentieri? Forse l'individuale, ma il resto sei sempre... sei sempre lì incollato che... Esatto. Cioè, non vedo questo senso della Super Sprint che secondo me, bah, non lo so. Spiegami, non mi entusiasma l'idea. Anche, quello che dici ti fa doppiamente onore. Esatto, perché tu saresti una molto adatta. Con le tue caratteristiche. No, lo so. Vinci le gare. No, no, sicuramente. Però... non è che vado in base a quante, cioè, non è che so che posso vincere la medaglia, allora che bello, dai, facciamo la Super Sprint. È una gara che secondo me non ha molto senso. Secondo me allora ha più senso fare la short individual che la Super Sprint. Se proprio vuoi cambiare qualcosa. Se proprio vuoi cambiare qualcosa, però la Super Sprint mi pare un po'... Sì, anche perché con le tempistiche che ha è veramente massacrante. Non è che puoi fare le qualifiche alle 11 e correre alle 3 la finale o alle 4. È impensabile, dai, secondo me. Poi non so. Se il calendario non cambia, però quella gara lì rischia di essere decisiva anche per, che so, quello non può, cioè, la vittoria nella generale. Comunque anche l'anno scorso è stato critico, per dire. Chi? Johannes Bo. Sì, e anche lui ha le caratteristiche per vincerla. Pare che lui vincerebbe di tutto, però sì, non è quello, è un po' un discorso di senso, secondo me. Se vuoi spiegare rapidamente come funziona la Super Sprint, perché giustamente magari non tutti lo sanno. Se lo vuole spiegare Massimiliano, perché io non ho mai fatto una. Sicuramente sei più precisa tu di me, vai. Non lo so, non sono sicura di quello che dico. Vai, ti correggo. Allora, dovrebbe essere il chilometraggio 1,2 km. Tra un chilometro e mezzo il giro. Ok, 1,5 km. Allora, mi sa che si parte, si fa il giro di 1,5 km, si arriva al poligono, si spara a terra con una ricarica. Esatto. Se sbagli quella ricarica, devi fare il giro di penalità.
poi si riparte, si fa un altro che giro. È ridotto il giro di penalità. Sì, 75. Sì, sì esatto. Si fa il giro, si spara in piedi, stessa cosa, una ricarica, si sbagli con la ricarica, fa il giro di penalità, fa l'ultimo giro e arrivi. Questa è la qualifica, giusto? Esatto. Ok. La qualifica passano i primi 30. Esatto. Poi la partenza in linea. Si parte sì. tutti assieme, si fa il giro di 1,5 km, 1 km, quello che è. Si spara a terra, una ricarica, praticamente è una massa esatto, con una ricarica. Esatto. Esatto. E con esatto. i giri corti. Chi esatto. arriva primo vince. Una gara. Sì, avvantaggia le grandissime sniper. Ecco, tu sei una sniper, potresti dire, che bello. Però il fatto che tu dica che è una gara che lascia il tempo che trova, per me ti fa onore, noi la pensiamo come te, eh. No, ma può essere una gara da fare d'estate, magari, che ne so, agli eventi che ci sono, le gare tipo che ho fatto l'anno scorso, quelle sono il perfetto format per le gare estive, format per le gare estive, però in inverno non mi sembra una cosa molto sensata. Oppure comunque non metterla nell'ultima tappa, mettila in una tappa che va bene, dove la puoi mettere, ma non così, insomma, il debutto sì, sì. quando può decidere una Coppa del Mondo generale, ovviamente, non ha proprio senso. No. Dai, scegli qualche domanda, ne saranno arrivate 500 domande. Perché ho visto un po' di domande e chiaramente in tanti vogliono sapere che effetto ti ha fatto l'annuncio di Stina Nilsson, che è una grande fondista, Frida Carlson dice che è una grande perdita per il fondo, spieghiamo, uno che ha vinto praticamente tutto in carriera, Stina Nilsson, soprattutto sprinter, e ha le caratteristiche come ce l'aveva Herman quando poi è passata, ma Stina Nilsson ha un pedigree ben diverso da quello di Dennis Herman ed è giovane, perché passa al biathlon a 26 anni praticamente, 26-27. 93. Ma allora, quando ho letto la notizia ero sorpresa, diciamo che una come lei che vince tutto nel suo sport, non ho visto subito il senso di questa cosa, poi pensandoci un po' ho detto ma forse magari è un po' annoiata, magari ha già vinto tutto, magari vuole degli stimoli in più per magari, che ne so, magari voleva mollare e voleva provare qualcosa di nuovo per avere degli obiettivi, degli altri obiettivi, non so come. Secondo me è il fatto un po' di provare nuove esperienze, di provare una cosa nuova, vedere se per divertirsi, non lo so. Non penso che sia sicura di essere una super biatleta, allora è passata al biathlon. Penso che voglia provare, non so, magari poi si sta allenando da 4 anni al biathlon e io non lo so, e magari è fortissima. No, 4 anni però... No. È successo qualcosa, nel senso che lei effettivamente sognava di passare al biathlon, ma l'idea era quella di gareggiare a Pechino nel fondo e poi gareggiare nel biathlon nel nuovo quadriennio, no? Quello che arrivava alle Olimpiadi italiane. Poi si è infortunata, ha provato a rientrare, ha avuto di nuovo problemi, sta di fatto che hanno iniziato a segnalarla a Östersund. Lei non è di Östersund, arriva da un'altra parte della Svezia, e lì ha iniziato a sparare, fermo restando che il porto d'armi era stato preso prima dell'inizio della stagione dello sci di fondo in gran segreto con il papà che si era mosso per nascondere la cosa e non l'ha più potuta tenere nascosta questa cosa perché l'hanno vista più volte a Östersund e da lì a tramite Instagram ha dichiarato che sarebbe passata a biathlon, quindi questa è una che secondo me sta sparando da un po' di tempo, fino a inizio febbraio, un anno. No, inizio febbraio di quest'anno, quindi ti direi... Ah, ok. Sì, sì. Però no. Ha finito di sparare a fine aprile, ecco. Febbraio, marzo, aprile, lei comunque ha fatto un lavoro di un certo tipo e l'ultima parte del lavoro l'ha fatto con le altre compagne di squadra della prossima stagione. Sì, 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 ho capito. Poi ti no, chiedono... pensavo che fosse una cosa che avesse iniziato molto tempo prima. Me l'immaginavo che avesse già iniziato... avevo immaginato che avesse già iniziato a sparare. Ha accelerato i tempi, diciamo che stava già pianificando nei mesi scorsi, ma poi ha accelerato. A noi sì. Fa un po' paura, perché questa
di norma rispetto a Derman era nettamente, cioè, non hanno, forse non sono neanche mai incrociate, ma cioè, il livello di Nilsson è nettamente superiore a quello di Herman, almeno in uscita di fondo, e poi abbiamo un altro gioco. E quindi, insomma, non sappiamo che impatto possa avere nel biathlon una così. È certo che la Svezia in passato è stata capace di portare fondiste meno forti a vincere nel biathlon. Beh, Forsberg va bene, ma anche Anna Carinonoff a un certo punto era quasi la biatleta più forte del circuito, Quindi... Sì, hanno una bella squadra. C'era Ciro e Manuel che chiedevano cosa pensi del ritiro di Alexia Rungaldir. La comprendo, l'ho capita, diciamo, avevo già sentito che voleva smettere dopo i mondiali di Interserva, che quello sarebbe stato il suo ultimo obiettivo, e la capisco nel senso che quando sei ad alti livelli e non raggiungi più i risultati che vorresti, è difficile, la vita, cioè, è difficile restare ad alti livelli, e quindi se non li raggiungi più è dura. Penso, quindi la capisco da questo punto di vista, anche se penso che si sia tolta le sue soddisfazioni, perché anche lei ha vinto le medaglie mondiali. Stefano ti domanda se sai che con un po' di tranquillità puoi vincere le prossime 5 Coppe del Mondo. Ti dice che lo sai. Che gofata! Grazie della fiducia, speriamo. La domanda che ti avevo invece io selezionata è Agostino Chiadoroana dice: secondo te a 15 anni è troppo tardi per iniziare a praticare biathlon, o con molta determinazione si può comunque arrivare ad essere una buona biatleta? Io non so se intende dire comunque, beh, da zero non si può fare, tu hai iniziato relativamente tardi perché hai iniziato con altre attività sportive. Io ho iniziato il biathlon a 14 anni. Quindi sì, sicuramente si può iniziare. Beh, queste atlete lo dimostrano, cioè il biathlon si può praticare anche a 18 anni. Se hai sicuramente le doti, puoi avere dei risultati subito. Ovviamente se parti da zero ci vuole un po' più di tempo per farsi, però... 15 anni è abbastanza presto cioè abbastanza l'età giusta per iniziare. Io ho iniziato tardi perché facevo altri sport, però 15 anni è veramente l'età giusta, quindi sicuramente sì. Tu pensi che l'aria compressa sia importante in un percorso di un giovane biatleta, o se ne può fare a meno? Forse si può anche fare a meno, però ti può insegnare tanto anche quello. Sicuramente tutto fa curriculum, tutto fa nozioni nuove, cioè nozioni in più. Sicuramente si può fare a meno, però. Mi hai fatto poca prova di aria compressa, non è che ne hai fatta tantissima. No, io ho fatto 3 anni. Sì. Pensavo meno, avevi detto 1 anno e mezzo, 2, guarda. No. Mi pare che ho fatto 2 stagioni, perché una l'ho saltata perché avevo problemi di schiena, però sì, quindi ho fatto 2 anni. Quindi un paio di persone, compreso Martino, chiedono, le abbiamo fatto vedere le domande, se ti è mancato il fatto di avere comunque in squadra Beppe Montello, che si è subito infortunato. Tra l'altro eri lì con lui quando sei tu che hai chiamato, credo, Zattoni, no? Per dire che aveva avuto sta sfortuna di scivolare praticamente sul ghiaccio. Beh, mi è mancato tanto, perché io e lui siamo come fratelli, quindi la sua assenza si è sentita. Purtroppo ho avuto veramente sfortuna questa stagione, perché aveva lavorato molto su tutta l'estate, era arrivato a una buona preparazione e poi si è fatto male. Per fortuna avevo il cellulare dietro, eravamo nella foresta di Östersund dispersi, e ho chiamato Zattoni che ci venisse a prendere, e per fortuna è andato subito all'ospedale. Che Zattoni era non è stato una sì, cosa no, era a prendere il caffè la giornata libera e ho dovuto rompere le scatole. Fantastico.
Beh, lei era in gara, non so se ha avuto il tempo di pensare, però l'hai rivisto dopo, sicuramente l'ultimo poligono di Rilekov a Kontiolahti, quello che le è costato una Coppa del Mondo abbastanza sanguinosa, direi, per lei. Sì, beh, l'ho vista dopo perché ovviamente ero in gara, però ho pensato, non sono l'unica allora. Pesa la Sono carabina. l'unica. Sì. Io voglio dire questa cosa. Credo che in questa ora e 40, che tra l'altro ringraziamo Lisa di aver avuto non solo pazienza, ma essere stata così brava a insomma, chiacchierare con noi, io voglio far capire una cosa, che è un po' poi il messaggio che io ho a più riprese dato. Non perché siamo bravi noi, io e Ambesi, ma perché noi abbiamo un approccio diverso. Non è una questione di, come dire, essere più bravi a fare le interviste, ma quando si crea il clima giusto, ed è questo che, su cui io tanto batto, l'atleta viene fuori diversamente, e soprattutto quando si fanno anche domande un po' più tecniche, perché poi gli atleti, avete sentito da lei che lei si va a vedere le classifiche, le gare, loro vivono di questa cosa, il loro pane. Insomma, Lei è l'aspetto. più bravo di questo, e lei su queste cose mi sa che è un po' avanti, eh. Esatto. Ma voglio dire, non per criticare gli altri, però ci sono alcuni, magari, che. Cioè, quello che voglio dire è che alla fine, quella intervista lì, magari, prossima volta, vieni da me, no? Che io poi la mettiamo giù in un'altra maniera, che magari certe cose possono andare diversamente. Ma se, lo dico scherzando, perché ripeto, il clima è scherzoso, ma era per dire che io ho avuto il piacere di intervistarla prima inizio della stagione. Tra l'altro in maniera molto veloce, lei si era svegliata prestissimo, io e tutte e due abbiamo fatto il viaggio di sera tardi, siamo arrivati a Livigno, abbiamo fatto l'intervista e non era una condizione semplice, ma è stata bravissima a fare l'intervista. Certe volte, insomma, essere messi nelle condizioni migliori aiuta anche, no? Ma sì, hai ragione. Volevo dire una cosa, che non sempre quelli che ti intervistano hanno veramente, si interessano veramente a cosa pensi o come sei fatto che a fare lo scoop, no? Tanti vogliono solo fare lo scoop e se non gliene frega niente di quello che dici. Ma non me ne frega Magari niente. captano un malessere e mettono il dito nella piaga e ovviamente uno che ce l'ha dentro, se è sincero, lo dice. Non è per giustificarmi, però è quello che è veramente successo. Io non me la sono cercata l'intervista, ovviamente. Non sono andata io dal giornalista a dire fammi l'intervista, è lui che ha spinto su cose che per me erano ferite un po' con lo spray. Quello ghiaccio per farle rimanere lì e lui le ha solo aperte. Ecco. Sono stato bravo per quello, però Comunque, era. Esatto, se il giornalismo si sa fare bene, le persone vengono fuori per quello che sono, gli atleti vengono fuori per quello che sono. Penso questo. giusto così. Pensa che noi di Stina Nilsson lo sapevamo già con un po' di anticipo, per rispetto della fonte non ne abbiamo voluto Ma parlare. io so delle cose che ancora adesso se le dicessi, lascia perdere, no? E non le dico perché non mi interessa, però. Gli altri atleti, cose tanto passate, altri sport, ma non mi interessano. Anzi, se magari avessi avuto anche l'occasione, ma magari non, cioè, non ci avrei neanche pensato. Anche perché avevo già dato una volta agli US Open del 97, c'è ancora chi magari è incazzato per quella cosa là, ma non, lasciamo perdere. No, però era per dire che Lisa, alla fine, è un grande personaggio anche lei. Sono molto diverse Dorotea e Lisa. Hanno il loro carattere, sono stracompetitive, lei sempre, Lisa sempre, Dorotea ha il suo modo di fare, lei è un animale da gara, Dorotea lo si è visto chiaramente e quindi credo che comunque queste chiacchierate io spero che possano fare bene, ma come dicevamo con lo snowboard, soprattutto Massimiliano, lanciando quei messaggi statistici possono pungolare atlete che hanno voglia di avere la sfida e noi quello che vogliamo ritrovare è quello sguardo lì di Lisa alla ricerca della sfida, insomma, è quello che L'abbiamo ci visto interessa. stasera, quindi lo sguardo c'è. No, dai, lo ritroverò sicuramente. Insomma.
lei e Dorotea sono due vincenti, i numeri parlano chiaro, e avranno possibilità di incrementare i palmarès di ciascuna, e ci sarà possibilità di vincere anche nelle proprie squadre ancora, quindi voglio dire, chissà quando l'Italia potrà rivivere un'età dell'oro come questa nel biathlon, perché quello che è stato fatto negli ultimi anni, considerando che cosa eravamo in campo femminile in particolare, è leggendario. Cioè, ci sono stati dei momenti storici in cui l'Italia non gareggiava nella staffetta perché non c'erano quattro biatlete in grado di gareggiare Coppa del Mondo, per dire. Anche la Svezia, anche la Svezia, perché quando Forsberg vinceva le staffette non le faceva perché non aveva altre tre per gareggiare. Il mondo è cambiato completamente, il fatto di poter avere Elisa, Dorotea, e speriamo che le giovani tra 4 e 5 anni siano all'altezza, per un paese come l'Italia è qualcosa di eccezionale, ecco. Sicuramente è cresciuto tantissimo il biathlon e speriamo che anche nei prossimi anni possano crescere altri giovani, sicuramente darà una mano alla squadra. Ma comunque anche nelle altre squadre è vero, non c'erano tante frazioniste in tante squadre, e il biathlon in Italia comunque è cresciuto molto, perché un tempo non c'erano così tanti podi sicuramente, quindi speriamo vada avanti così. Comunque la prossima scommessa o il prossimo tentativo da fare è trovare davvero una cosa che in comune possa stimolare sia Lisa che Dorotea, perché sono veramente diverse, c'è poco da fare. Mi ricordo, io mi sono messo a ridere tanto quella volta lì, che siete state secondo me bravissime, anche perché era a metà ottobre, il Festival dello Sport di Trento, e quando siete entrate non pensate di avere tutto quel pubblico giovane, di molti anche studenti, e c'era quella famosa battuta del sonno, no? Che una vista e l'altra... dorme come un sasso. E, no, comunque era per dire questa cosa simpatica, che magari in futuro riuscirete a trovare qualcosa di in comune che può, come dire, essere un alleato importante anche in gara, quando si dovrà fare le miste, le staffette. Chiaramente quando uno gareggia per il proprio paese si è assolutamente compagni, al di là della rivalità che è normale che ci sia e che può essere più o meno alta a seconda delle situazioni. Ma come avete capito, comunque Lisa ha tanto da dire e speriamo da fare, soprattutto nei prossimi anni. Soprattutto da fare, dai. Io non so, direi che siamo in conclusione, siete stati in tantissimi a seguirci, siamo contenti, abbiamo aspettato di chiamare Lisa, pensiamo al momento giusto, soprattutto perché è la ripartenza. E insomma, con... la chiacchierata con lei vuole essere un augurio anche davvero di ripartenza in generale, per quello che può essere come simbolico, ma speriamo davvero che soprattutto ci si possa allenare e stare un po' meglio, un po' più tranquilli, insomma, speriamo, ecco, la ripartenza. Sì, la ripartenza. Grazie a voi. No, grazie a te per la disponibilità. Ci ritroviamo ovviamente ancora, anche magari con Lisa, e ovviamente seguiteci perché torneremo presto per un'altra bella diretta insieme a voi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille ancora. Ciao, grazie.